E apriamo anche questa puntata di Effetto Notte con un grande faccia a faccia. Buonasera e benvenuta nel nostro salotto a Barbora Bobulova. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, ti ricordiamo in tantissimi film, dalla Spettatrice a Cuore Sacro, da Anche Libro Va Bene, al recente La Bellezza del Somaro che è ancora al cinema. Però in questi giorni tu sei tra i protagonisti di Maturi, di Paolo Genovese, che sta appunto per arrivare in sala. Allora, il film racconta che cosa? Il tuo personaggio chi è? Il mio personaggio è Luisa, che è una ragazza madre, che è una ragazza che è una madre un po' pasticciona, diciamo, una che si scorda delle cose, che ha questo rapporto con la figlia un po' ribaltato, in cui spesso è lei la figlia che è la madre, e soprattutto arriva questa lettera che deve rifare l'esame di maturità. E quindi dovrà tornare indietro e incontrare tutti i suoi compagni di allora, e si rimette a studiare e rifare questo esame. Sì, tra l'altro, ecco, come già emerge da quello che ci stai dicendo, questa faccenda dell'esame di maturità, che è anche una cosa molto divertente nel film perché per tanti è un incubo, poi vedremo se lo è stato anche per te, però mi sembra che poi è un escamotage per parlare di qualcos'altro, no? Di aspetti irrisolti. Beh, sicuramente così. Qui questo film mostra una generazione di 37enni, 38enni che sono abbastanza, diciamo, immaturi anche nel, non soltanto devono rifare l'esame di maturità, ma dovrebbero forse rifare l'esame di maturità, proprio quello della vita. E quindi che non si è mai abbastanza maturi, quindi combattono sempre con qualche lesame di vita. Esatto. Allora, su questa cosa poi voglio tornare perché mi sembra molto interessante anche per la fase che stiamo vivendo, però a proposito dell'esame di maturità, no, in conferenza stampa, io su questo mi vorrei aiutare con un pezzo appunto della Finos tratto da Repubblica, a ognuno di voi si è chiesto cosa ricordate dell'esame di maturità, qui tutti i tuoi colleghi, perché c'è un cast ricchissimo, insomma lo stiamo vedendo nelle clip, lo vedremo meglio tra poco, tutti si sono messi le mani nei capelli, hanno detto oddio, io andavo malissimo, io di qua, io di là. Tu invece hai dichiarato, vediamo se è vero, spettacolare la maturità in Slovacchia di Barbora Bobulova, facevo spola tra Martin e Bratislava, dove stavo per debuttare come Giulietta al Teatro Nazionale, studiamo in treno, all'esame mi fecero declamare il monologo, quindi insomma qui erano tutti terrorizzati, tu eri bravissima, serissima. Sì. No, devo dire, sono stata molto furba, diciamo che ho approfittato già del mio mestiere, quindi ho praticamente un po' imbrogliato la giuria, cioè i professori, con questo monologo. Sì, sì. Però eri anche seria, insomma, perché eri impegnata su diversi fronti, studiavi a scuola, studiavi già per il teatro. Sì, ma io no? Devo dire che a me i miei professori sono sempre stati quelli che mi hanno incoraggiata e hanno sempre un po' chiuso l'occhio, perché c'era chiudere l'occhio sul mio esame. Va bene, sì. Allora io speravo che tu fossi un po' più secchiona, allora. No, così. Sì, ma... Va bene, senti, tu sei di origine slovacca, vivi da tempo in Italia, insomma, che idea ti sei fatta? L'immaturità che si racconta nel film è nostra, insomma, figlia un po' del benessere anche del nostro paese, o questo non c'entra niente, è proprio un fatto generazionale e basta? Con quello che ti chiedo, insomma, se magari in Italia, insomma, no, c'è una certa classe, un certo ambiente borghese che, per cui è più facile essere, tra virgolette, immaturi, un po' irrisolti. Sì, devo dire che io, venendo da un altro paese, da un'altra cultura, da un'altra mentalità, devo dire che per me è stata una scoperta i problemi, quelli che ci sono in questo paese, e effettivamente io vedo questa generazione un po' sperduta, un po' confusa, ma io penso, siccome io sono stata cresciuta nel sistema totalitarismo, no? Del sistema comunista, ti dico la verità che far crescere figli nel sistema del totalitarismo, dici tu, alla fine rafforza paradossalmente. No, questo è più semplice far crescere figli in un sistema totalitario che invece in una democrazia dove non ci sono i limiti, perché io penso che questo modo di non avere dei limiti, non sapere, perché io penso che la democrazia non significa poter fare qualsiasi cosa. Esatto, certo. Quindi secondo me questo è uno sbaglio che porta soprattutto il sistema in cui viviamo. Era lì che volevo un po' arrivare, perché già dalla domanda di prima mi sembrava che tu avessi in qualche modo una marcia in più, poi non so. Allora, tra l'altro qui si discute molto, e se ne è discusso molto anche rispetto al film, sui bamboccioni, no? In Italia questo termine che è stato coniato. Secondo te i bamboccioni, gli immaturi, sono la stessa cosa? O da quello che vedi ci sono anche in questo momento degli bamboccioni un po' per necessità, perché magari non c'è lavoro? Guarda, io penso che...
penso che c'entra moltissimo anche la famiglia in questo. Io dico la verità, la famiglia italiana è abbastanza diversa dalla famiglia del nord Europa, soprattutto le madri italiane. E ce n'è una nel film che è la mamma di Ricky Memphis, la vedremo tra poco, che tra l'altro avete una storia d'amore anche con il personaggio interpretato da Ricky Memphis, ecco, insomma direi che la dice lunga. Sì. Va bene, allora, Immaturi è una commedia nostalgica, tu sei al cinema con La bellezza del somaro, che è una commedia grottesca, e poi c'è, in questo momento si discute molto di cosa è commedia, no? Grande successo anche della banda di Babbi Natale, che è diretto da Paolo Genovese, che è invece il trionfo, se vogliamo, un po' di una commedia un po' più familiare, meno cinepanettone. Quindi certo, secondo te c'è voglia di ridere con qualcosa di alternativo rispetto al plot classico della commedia o a quello che era diventato magari negli ultimi anni? Ma io penso che soprattutto si vede che la gente ha bisogno di vedere le cose leggere, che ha bisogno di leggerezza, non ha voglia di, probabilmente viviamo un momento abbastanza difficile, abbastanza già pesante per sé, per cui la gente ha bisogno di andarsi un po' divertire al cinema. Sì, certo, anche se poi magari c'è un po' di stanchezza per il cinepanettone, si apprezzano prodotti alternativi come fortunatamente, io infatti è una grossissima fortuna che la gente finalmente va a vedere anche altre cose oltre i cinepanettoni, sì, assolutamente. Allora, senti, tu hai fatto tantissime cose, cinema, televisione, anche teatro, qui non abbiamo naturalmente il tempo per ripercorrere tutto, però voglio provare a giocare un po' con te, andare un po', come si dice, per associazioni di idee, quindi vorrei ricordare alcune tappe della tua carriera con delle locandine che abbiamo preparato, con delle immagini, e ti chiederei nel breve tempo che abbiamo a disposizione, anche magari con qualche aggettivo, di tornare a quel momento. Allora, Il principe di Homburg, Bellocchio, 1997, ecco, lo stiamo vedendo. Questa tappa come la definiamo? Oddio, l'esordio, decisamente, un trampolino di lancio, un proprio innocenza pura. Poi Cuore sacro, qui abbiamo preparato delle immagini, Özpetek 2005, film tra l'altro controverso, no? Qui che cosa mi puoi dire? L'impegno, dolore, ma anche tantissima gratitudine, sì. E penso poi soddisfazione, no? Perché è un film, sì, che anche nella tanti premi. Va bene, anche Libero va bene, Kim Rossi Stewart 2006. E Kim, questo film per me è l'incontro con Kim, che è stato molto bello, e col bambino, è un film che a me piace tantissimo, io penso molto, molto sincero, un film molto sincero. E quella era veramente una mamma immatura, forse, o molto egoista. Un personaggio che io però ho amato tantissimo. Mm-hmm. Ho amato tantissimo perché è stato un personaggio scritto molto coraggioso, scrivere una madre così, perché in Italia penso proprio, come dicevamo prima, la madre italiana, no? Io credo che la vita di una mamma in Italia non è semplice, e questa è una madre con... che apparentemente potrebbe essere giudicata male, invece aveva tante debolezze e aveva bisogno di tante comprensioni. Allora, adesso ti spiazziamo un po', perché Il sangue dei vinti, Soavi, 2008, questo è un film che al cinema non è andato benissimo, aveva un destino forse più televisivo, però è uno di quegli argomenti, guarda, noi sul nostro canale su YouTube i contributi sul sangue dei vinti sono tra quelli più cliccati, perché l'argomento del film è uno di quegli argomenti che magari anche in rete divide molto. E per te invece? Il sangue dei vinti, ma per me era molto bello il personaggio, perché era io facevo queste due gemelle, per cui recitare diciamo un personaggio doppio è stato molto stimolante fare due sorelle, tipo come se recitassi l'angelo e il diavolo. E concludiamo Immaturi 2011, Genovese. Sì, non so neanche come ci sono capitata io dopo tutto questo percorso drammatico in queste commedie. Che ti devo dire? Probabilmente è una cosa che è venuta un po' da sé. Devo dire che non è che ho cercato le cose. Io penso che mi ha aiutato moltissimo anche la maternità, perché con la maternità io penso che una donna un po' si ammorbidisce, un po' si addolcisce, un po' si lascia andare. Penso che per fare bene la commedia uno si deve un po' lasciare andare. Bene, allora noi ce lo vediamo Immaturi nel salotto di Effetto Notte, eccolo qua.
Gentile signora di Modugno Francesca, dall'ispezione disposta dal Dipartimento di Vigilanza di codesto Ministero è stata... Dall'analisi effettuata uno dei 9 membri componenti la commissione esaminatrice... A causa dell'insanabilità degli atti compiuti in difetto dei requisiti richiesti... La storia scritta 20 anni fa, la prima cosa che ho scritto quando stavo all'università, fresco di esame di maturità, terrorizzato come mai dall'esame di maturità, io avevo veramente paura di essere bocciato, avevo paura che i miei amici crescessero e io rimanessi tra i banchi di scuola. Decisamente curiosa la vicenda capitata a 26 alunni di un liceo romano. Dopo 20 anni, pensate, il loro esame di maturità è stato annullato e a quanto pare lo dovranno rifare. L'idea di rifare di un gruppo di studenti che devono rifare l'esame di maturità mi ha veramente molto incuriosito. Infatti ho divorato completamente la sceneggiatura veramente in un paio d'ore. Questo pretesto dell'esame di maturità mi sembra molto interessante, ma è anche funzionale, perché trovo poi che questa generazione, uno dei problemi che abbia è quello di non aver proprio chiuso i conti con il passato. Ti spieghi perché quando esci devo andare a dormire da nonni? Perché non mi piace che stai a casa da sola, tesoro. Non è che vuoi mandarmi via di casa perché è una tresca con qualcuno, eh? Penelope! Guarda che per me non c'è problema. In fondo non è neanche 40 anni, sei ancora una donna adolescente ed oggi se tu abbia una sana vita... Non lo dire. Sessuale. I compagni di scuola di sempre che si trovano probabilmente immaturi un po' nella vita, che in qualche modo non hanno superato degli ostacoli, no, della loro vita. Sono incinta. Non ti fare ingannare. Mangiano, pisciano e cagano. Cazzo, Marta, un figlio. Ma soprattutto cagano. Cagano molto. Non mi sento pronto. Non l'immaturità del trentenne, dell'adolescente, ma una difficoltà di affrontare delle situazioni, insomma, in un'età che poi effettivamente è così, no? Mi sembrava molto, molto vicino a delle esperienze di vita. Te ne devi andare da casa. Chi si dice per te e per il tuo bene? Mi fai salire? Adesso. La cara che ci casca. È difficile a un certo punto quando tu ti trovi a vivere in una famiglia che ti ha abituato e forse c'è anche un profondo ricatto morale, a un certo punto riuscire ad affrancarsi, no? Devi fare veramente uno scarto molto forte. Ma tipo, ma tu una sera a cena fuori mai, eh? Ti fa ma bene, che insomma, tu sto tanto bene a casa, non senti che roba? Non ci hai pensato mai che la sera, ogni tanto così, a me tua madre ci piacerebbe stare da soli, una cenetta intima, un bacetto, una casa. Sì, non aggiunge niente, mi fa impressione. Papà. La condizione di chi rimane a casa è spesso, per noi italiani, è un problema della madre che comunque non lascia andare i propri figli fino a quando non hanno veramente, cerca di tenerseli stretti, compresa mia mamma, che non voleva che andassi via di casa, e quindi posso dire che è così. È giusto avere degli obiettivi, lo dici sempre tu.